Sono Cristiana Mancinelli, appunto sono referente per il forum Sappiamo il Paesaggio di Roma e Provincia. E sono qui per introdurre il prossimo dossier, appunto il quarto, che si occupa di paesaggio, beni storici, verde, vivibilità, economia, intesi nella valutazione condivisa di un impatto sociale e ambientale. Quindi non posso non citare un uomo che ha speso la sua vita in nome di un principio fondamentale, e cioè in nome di un principio fondamentale che prioritaria è la salvaguardia dei beni culturali, paesistici e naturali. Tutto il resto viene dopo, e qualunque ipotesi di cambiamento o di sviluppo va rigorosamente subordinata a questi valori. Questo l'ha detto Antonio Cederna, e chissà perché da anni cittadini e associazioni interconnessi da un sentire comune tentano di fare argine e chiarezza sull'iter procedurale della Metro C, questo mastodontico spin-off di un progetto che la città poteva oggi vedere già completato. Infatti, ora che il progetto entra nella cristalleria dei fori imperiali, ci accorgiamo di quanto è salato il costo in termini di perdita del paesaggio, di beni culturali, di luoghi identitari della memoria, di benessere e di salute dei cittadini. Allo scopo lascio agli interventi Manlio Lilli, archeologo, e Massimo Livagliotti, artista, presidente dell'Associazione Respiro Verde Legale.